Buonasera dall'Elvia Recina, secondo derby consecutivo per la Maceratese che ospita quest'oggi la Recanatese dopo aver battuto domenica scorsa nell'altro incontro campanilistico la Jesina. È iniziato in questo momento il match, ecco la palla per Ambrosini, stop di destro e grande tiro di sinistro, bravo, bravissimo Verdicchio con i piedi. Attenzione, ed è in vantaggio la Recanatese con Galli, errore della difesa di Biancorossa, pallone ciccato da Galli e non ci può far nulla, non ci può far nulla Ciocca, quindi al 38esimo passa in vantaggio la Recanatese con Galli che non esulta e ora la Maceratese può ripartire, vediamo con Ambrosini, ma sono sempre troppo larghi, Ambrosini a caracolla, entra in area, Ambrosini tira e arriva con un attimo di ritardo, bella azione di Ambrosini. Signore e signori, siete ricollegati con l'Elvia Recina per il secondo tempo di Maceratese Recanatese, altro ennesimo calcio d'angolo, pallone alto, gol, palo, mi sembrava gol francamente, palo. Poi in mezzo, attenzione, colpo di testa di sottomisura di Ambrosini, mi pare, ancora lui. Si libera Borelli, riceve a destra, punta, trova il traversone, palo, altro palo. Vediamo, bella ancora Borelli, vediamo Borelli da sinistra, in mezzo, arriva e conclude. Ed è fuori, attenzione tipo. Traversone, niente, a te, buona, è grande Verdicchio, si libera Cavaliere, ecco, esterno del palo, con Galli che ricuce, espulso, Noman, fa filtrare, attenzione, palla pericolosa per Palmieri che avanza, Noman, attenzione, e si oppone alla conclusione vincente. C'è ancora Latini, Garcia. È calcio di rigore per la Recanatese. È calcio di rigore per il fallo sul, mi pare, Palmieri, e qui finisce la partita. Ma quello veramente che non ti aspetti, questi sei minuti di recupero concessi potevano sembrare, no, una speranza per la Maceratese, invece ora si stanno trasformando in un calvario. La Recanatese batte la Maceratese con i gol nel primo tempo di Galli, ex Biancorosso, e nel secondo tempo di Noman.